Buonasera a tutti voi ragazzi, ragazze, colleghi, colleghe, amici, tutti voi. Questa lezione di oggi è una lezione un po' strana dal punto di vista linguistico, come forse vedete anche dalla prima slide che noi abbiamo lì, che io ho inserito, ma insomma sarei in difficoltà persino a capire in che lingua è scritta. Come la leggiamo questa slide? Denti alligator? Denti alligator? Forse? Padre Dante? Bruno Joyce, e poi ci sono questi puntini che, come vedete, sono messi male. Sono tre puntini di sospensione dopo il divino, poi due dopo l'eretico e uno dopo Joyce. E poi c'è questa in parentesi, and perhaps Beckett, ovvero forse Beckett. Questo forse è anche più importante di Beckett, il forse, perché forse è la parola che descrive Beckett. Se dovessimo descriverlo con un aggettivo, non ce ne sarebbero, ma forse è la parola che descrive di più l'imponderabilità di questo scrittore, che è stato tra l'altro uno dei segretari di Joyce. Immaginatevi, insomma, avere come segretario Sam Beckett, un uomo che avrebbe vinto il premio Nobel, no? Quindi oggi cerchiamo di mettere di creare una ruota quadrata, cioè di far, non tanto di quadrare il cerchio, ma proprio di far camminare un quadrato. Questi quattro angoli ci potrebbero aiutare, ma io parto dal nostro, cioè dal vostro, ovvero dal grandissimo padre Dante, che Joyce cita continuamente nella sua opera, a partire dalla primissima storia, primissimo racconto che scrive, che è un racconto dal titolo The Sisters, ovvero Le Sorelle, che viene a essere pubblicato nella raccolta che noi conosciamo come Gente di Dublino, Dubliners, ma in realtà è stato scritto molto prima, quasi 10 anni prima, ed è stata la prima prova di fiction a cui Joyce si dà. Viene pubblicato nell'agosto del 1904, esattamente a un anno dalla morte della mamma di Joyce. Cioè, Joyce aveva bisogno di soldi, scrive un racconto su un prete morto che si chiama James. Lo manda a questa rivista gestita da un occultista, da un grande personaggio di nome George Russell, che faceva l'occultista, ma poi era anche un economista, era uno studioso, era una sorta di rinascimentale del Novecento, aveva tanti interessi. E questo racconto di Joyce esce, per puro caso, il primo anniversario della morte della madre. Tutti quelli di voi che hanno un po' letto Joyce e che hanno letto l'Ulisse si rendono conto di quanto sia importante la morte della madre come tema in Joyce. Quindi immaginiamoci questo ragazzo che non aveva ambizioni di fare lo scrittore, perché quello era un periodo in cui Joyce faceva il cantante e si era iscritto a medicina. E a un certo punto manda questo racconto per fare un po' di soldi, esce il giorno del primo anniversario della madre e lui vede qualcosa, un segno nel proprio destino. Questo racconto poi rimaneggiato esce in Dubliners una decina di anni dopo e inizia con una citazione dantesca. Non sembrerà a tutti dantesca, ma lo è. There was no hope for him this time. Non c'era speranza, no, per lui questa volta. Un prete che muore, che ha avuto degli ictus, insomma. E ovviamente questa primissima frase di letteratura che Joyce, io dico fiction per intenderci, per capirci, opere letterarie, la prima frase letteraria che Joyce scrive è un chiaro, anche se oscuro, un chiaro oscuro riferimento dantesco a lasciate ogni speranza a voi che entrate inferno tremo. Seguendo sempre in questo suo story c'è un'altra citazione dantesca che alcuni la vedranno come semplice citazione teologica, ma Joyce l'aveva in mente come citazione dantesca, ovvero quella della Simonia, del canto dei Simoniaci. Quindi questo solo per farvi capire che l'inizio della carriera letteraria di Joyce coincide con una serie di citazioni dantesche, neanche troppo criptiche. Ma la realtà è un po' più complessa, perché lui aveva iniziato a avvicinarsi a Dante e a Bruno. Io li metto insieme, poi si capirà più tardi, perché sono i due capisaldi della conoscenza di Joyce, della cultura, della letteratura e della lingua italiana. Lui ha iniziato a interessarsi a questi scrittori grazie proprio alla lingua italiana. È un po' quello che facciamo noi alla stranieri, no? Se ci pensate, perché noi molto spesso studiamo la lingua, ma ormai chi si sognerebbe di pensare che la lingua, che il linguaggio sia un qualcosa di distaccato dalla cultura? Lingua e cultura sono come
lo spazio-tempo di Einstein, no? Lingua, cultura, è un continuum, non esiste una differenziazione. E quindi noi nella nostra università insegniamo lingua, ma insegniamo lingua per accedere alla cultura. Questo avviene anche a Joyce, che si iscrive insomma all'università a dei corsi di italiano, aveva già fatto un po' di italiano nelle superiori, e lo fa, lo fa leggendo Dante. Questa è una citazione dal primissimo romanzo incompiuto di Joyce, che viene scritto tra il 1903 e il 1905, poi viene lasciato stare, viene interrotto, una parte di questo romanzo va a finire nel fuoco, che Joyce prova a bruciarne una parte, e poi dopo si svilupperà e diventerà quello che noi conosciamo come il Daedalus, ovvero il ritratto dell'artista da giovane, Portrait of the Artist as a Young Man. E questa è una frase, io l'ho tradotta un po' così al volo, una frase di questo bel romanzo incompiuto che ci racconta della vita di Joyce, perché Stephen è un eteronimo di Joyce, è un avatar, e quindi quando leggiamo Stephen Dedalus dobbiamo leggere Joyce, lui non scrive di altro che di se stesso. Secondo anno di università cominciò per Stephen a inizio ottobre, il padrino non commentò, scusate, il refuso, i risultati degli esami di primo anno, ma Stephen fu fatto sapere che questa sarebbe stata la sua ultima opportunità. Scelse italiano come materia scelta in parte per il desiderio di leggere seriamente Dante e in parte per sfuggire al macigno delle lezioni di francese e di tedesco. Quindi c'è questa un po' strumentalità, da un certo punto di vista lui vuole riuscire a leggere Dante in originale, ed è una cosa che succede a tanti, ma succede, a me è successa con Pessoa, io ho provato a imparare il portoghese perché volevo leggere Fernando Pessoa in portoghese, ma pensate anche a quello che avviene a noi quando vogliamo imparare i testi di una canzone, di un cantante, di un gruppo che ci interessa, no? Non conosciamo la lingua, molto spesso ci avviciniamo all'inglese proprio per questo, per capire meglio Bob Dylan, Bruce Springsteen e chi altri volete voi. Avvicinarsi a una cultura tramite una lingua è quello che avviene a James Joyce quando è molto giovane, parliamo di un momento storico in cui lui aveva 21 anni, nel 1903 aveva 21 anni. Ma poi ritorna Dante in tantissimi modi. Questa è la biografia monumentale di Richard Hellman, di James Joyce, e ci racconta questa biografia di quando Joyce si avvicina all'Italia, va a vivere a Trieste, anche se Trieste allora era ancora parte dell'impero austro-ungarico, e si avvicina a questo personaggio che è Francini, un toscano, e Francini, toscano lui, si stupisce che Joyce utilizza i termini danteschi, per cui invece di dire sorella dice sirocchia. Questi, che vuol dire sirocchia? Joyce aveva appreso non solo la lingua di Dante, ma l'aveva quasi adottata come lingua d'uso, e questo è molto interessante perché ci fa capire come poi le parole non muoiono mai. No, le parole non muoiono mai, anche se i dizionari storici a volte avvicinano una parola a una croce per dirci questa parola è desueta, non si utilizza, ma le parole non muoiono mai, perché nel momento in cui le utilizziamo le facciamo rivivere, e questo vale anche per le parole inventate, come vedremo fra poco, perché poi diventerà la sua missione, sarà quella di inventare parole per farci comprendere qualcosa di più del mondo, quasi ad anticipare Wittgenstein, che ci diceva dell'equazione fra la nostra conoscenza della lingua e la nostra conoscenza del mondo. Allora, io vi faccio leggere, vi faccio vedere qualcosa di molto interessante dal mio punto di vista, perché, come ho detto all'inizio, noi parliamo di Dante e di Bruno, e non sono messi, non vengono spesso affiancati. Bruno l'eretico, bruciato a Campo dei Fiori nel 1600 dalla Chiesa di Roma, e Dante chiaramente non è un eretico. Ci sono degli scritti che qualcuno ha portato avanti questa idea, i preraffaelliti, ma ovviamente Dante non ha niente a che vedere con gli eretici. C'è la questione dell'eresia in Dante, per quale motivo non se ne parla più di tanto, ma ovviamente sono due persone molto distanti. Ora io vi lascio con questa citazione di Dante per fare poi il salto a Giordano Bruno, e cercheremo di vedere se questa contraddizione che sto proponendo possa avere una qualche ratio. Questa cosa che avete davanti è una conferenza che Joyce scrive in Italia, a Trieste, ovviamente Trieste era Austria, che scrive in italiano e che fa appunto all'Università Popolare di Trieste. La conferenza è sull'Irlanda, sul suo paese, ma sta cercando delle connessioni fra l'Irlanda e l'Italia, e scrive questo, dice questa cosa di fronte a un pubblico, ci viene raccontata questa conferenza come abbastanza austera, cioè Joyce era una persona abbastanza timida a parlare in pubblico, non tutti sono in grado di parlare in pubblico senza intimidirsi, Joyce era uno di quelli che si intimidiva, e cosa dice a questo pubblico leggendo dal suo testo?
questo titolo onorevole, ovvero l'Irlanda, l'isola dei santi e dei savi, non è né di ieri l'altro. Questo è l'italiano di Joyce, eh? Non è una traduzione, è l'italiano di Joyce. Data anzi dai tempi antichissimi, quando l'isola era un vero fuoco di intellettualità, vedete come scrive, scrive quasi con l'italiano antico, e di santità, diffondendo dappertutto il continente una cultura ed energia vivificante, sarebbe facile compilare un elenco degli irlandesi, i quali sia come pellegrini o dei eremiti, sia come dotti o magi, hanno portato di paese in paese la fiaccola della scienza, la fiaccola della scienza. Le loro orme vedonsi anche oggi di in qualche area deserta, in qualche tradizione o leggenda, ove persino il nome del protagonista è appena riconoscibile, o in qualche allusione poetica, c'è un errore chiaramente. Per esempio, quel passo dell'inferno di Dante in cui il mentore addita uno dei maghi celtici travagliato dalle pene infernali, dicendo quell'altro che nei fianchi è così poco, Michele Scott, fu che veramente delle magiche frodi si quel gioco. Quindi Joyce è legato a Dante da un filo, diciamo, un filo rosso che lo porta, che lo porterà a conseguenze che, come vedremo, sono impensabili per uno scrittore contemporaneo. Ma perché Bruno? Perché Bruno? Qui è il salto che voglio fare, è un salto nel vuoto, è un salto nell'ombra. L'ombra è un concetto caro a Bruno. Per Giordano Bruno l'ombra era il nostro vivere, il nostro habitat è l'ombra. Nel suo libro, il suo primo libro che noi abbiamo, a cui ci resta, il De Umbris Idearum, questo libro inizia con una frase lapidaria, importantissima: umbra profunda sumus. Siamo un'ombra profonda. Chiaramente si sta dando le praia maestatis, ma a leggerlo oggi sembra quasi una cosa profetica, siamo tutti un'ombra profonda. Bruno viene bruciato a Roma, come ho detto, nel 600, il 17 di febbraio del 600. Oggi, il 17 di febbraio, lo dico per gli amanti dei gatti, è la giornata internazionale dei gatti. E queste cose, queste due immagini, sono di uno scrittore contemporaneo con cui sto facendo un libro su Bruno, e lui è uno scrittore, ma è anche un illustratore, illustra per la rivista Left, Vittorio Giacopini, è uno dei più grandi, a mio avviso, uno dei più grandi scrittori che ci sono al momento, e soprattutto è un grande disegnatore. Il libro che stiamo facendo è su Bruno e Joyce, e lui ha disegnato, ha fatto questi bozzetti molto inquietanti su Bruno. Il secondo lo riconoscete sicuramente, perché il secondo è quella targa che c'è a Perugia nella piazza di San Domenico. C'è una targa su Giordano Bruno che legge, insomma, i partiti popolari posero questa placca, e sapete quando? Il 17 di febbraio 1907. Il 17 febbraio 1907 ci fu a Perugia e in tantissime altre città, in ricordo del Nolano bruciato vivo dalla chiesa di Roma, ci furono manifestazioni, alcune molto anticlericali, altre più per il libro pensiero, ma furono molto importanti. Quel giorno lì, il 17 di febbraio, Joyce si trova a Roma e dalla sua casa, vicino al Tevere, a qualche passo dall'ultima prigione di Bruno, perché Joyce va a vivere a Roma vicino alla prigione di Bruno, Joyce esce di casa di domenica e va alla commemorazione di Bruno a Campo dei Fiori, nel luogo dove era stato bruciato vivo. E questa commemorazione avviene in contemporanea con quella che è ricordata nella targa perugina. Perché Bruno è importante per Joyce? Per lo stesso identico motivo per cui era importante Dante, con qualcosa in più, con la sfida, l'obbligo di andare contro i poteri costituiti, l'obbligo di mettersi contro, di disobbedire alle ingiustizie. E questo è sempre quel romanzo di cui vi dicevo prima, Stephen Hill, in cui, anche qui tradotto un po' al volo, in cui le lezioni di italiano spesso si prolungavano oltre l'ora e si discuteva molto più di filosofia che di grammatica e letteratura. L'insegnante probabilmente conosceva la reputazione del suo allievo e l'italiano abbastanza per godersela, quell'altalena di fede e incredulità. Qui Joyce sta veramente andando nel murk, nell'oscuro. Una volta riprese l'allievo sarebbe Stephen, per aver fatto un'allusione carica di ammirazione per l'autore della Bestia Trionfante, ovvero lo spaccio della Bestia Trionfante, opera che Bruno dà alle stampe a Londra. Lo sa, disse, che Bruno era un terribile eretico? Sì, disse Stephen, e fu bruciato in modo terribile. No? Vedete che Joyce già da bambino già ha questa iconoclastia, ma soprattutto questa difesa, no? Difesa di chi è, in maniera anche forse luciferina, contrario al potere. Questa storia qui ritorna
Nel romanzo posteriore, il Daedalus, che qualcuno di voi sicuramente avrà letto, esistono buonissime traduzioni italiane, vi consiglio quella di Feltrinelli, recentissima, a cura di Cavagnoli, che è veramente fatta bene. E questo romanzo nasce da Stephen Hero, cioè Stephen Hero è inconcluso, e A Portrait invece è il romanzo che Joyce conclude e che prelude poi all'Ulisse, perché quando finisce il Portrait inizia l'Ulisse. E la scena è più o meno quella, poi andò al college, altra disputa con quel piccoletto bigotto di Ghezzi, padre Ghezzi, il professore di italiano, dallo sguardo malevolo, stavolta su Bruno il Nolano, iniziata in italiano e finita in inglese pigeon. Ha detto che Bruno fu un terribile eretico, io che fu bruciato in modo terribile. Quindi lui questa idea qui è qualcosa di molto caro a lui, qualcosa di molto caro. Quelli di voi che avranno la pazienza di leggere l'Ulisse, il quindicesimo episodio dell'Ulisse, vedranno persino che Giordano Bruno diventa un quasi personaggio e si identifica con il personaggio principale dell'Ulisse, che è Leopold Bloom, che a un certo punto viene messo sul rogo, anche senza morire però, e viene messo sul rogo perché aveva detto che abbiamo bisogno di una chiesa laica in uno stato laico, aveva detto le stesse cose che diceva Bloom. Perché Beckett? Cerchiamo di far tornare, insomma, di rendere questa ruota, renderla un po' meno ruota, un po' più quadrata. E torniamo a Beckett. Io ho detto che Beckett era uno dei segretari di Joyce. Il giovane Beckett va a Parigi a trovare Joyce e fa parte del suo entourage, ma non solo lui. Quello vicino, il nome che c'è dopo Beckett è il grandissimo poeta americano William Carlos Williams. Cioè Joyce aveva questo tipo di segretario, no? Immaginatevi che Totti ha come segretario Del Piero, insomma, per quelli che hanno un po' di familiarità con il calcio di qualche anno fa. Cioè i grandissimi hanno poi delle persone altrettanto grandi vicino. Questo libro è un libro che Joyce commissiona ai suoi amici intellettuali, perché riescano un po' a spiegare quello che lui sta facendo, ovvero questo work in progress, quest'opera in corso che diventerà il Finnegan's Wake, e ne parleremo verso la fine della lezione, perché c'è bisogno davvero di un salto onirico per entrare in quel libro lì. In questo libro di spiegazione, che ha questo titolo assurdo, Examination Round is Factification for the Incamination of Work in Progress, voi in quella parola incamination trovate il cammino di nostra vita, sta all'interno di quella parola lì. In questo saggio qui, in questo libro qui, Beckett scrive un saggio. Il saggio si chiama Dante, dot dot dot, Bruno, dot dot, un punto solo, e poi Vico, due punti, Joyce, perché aggiunge a questa triade Bruno, Dante e Joyce, aggiunge Vico, Giambattista Vico, il filosofo dei ricorsi storici, il filosofo della storia. Questa cosa qui la scrive un po' Beckett in maniera abbastanza provocatoria per spiegare quel libro in cui noi ci addentreremo fra qualche slide. E dice: voi vi lamentate che questa roba qui, Work in Progress, ovvero il Finnegan's Wake, libro che mi è capitato purtroppo di dover tradurre dopo anni e anni di incubi nel lavorarci, non è scritta in inglese, non è scritta proprio, non va letta, o meglio, non va solo letta. Quando il silenzio è sonno, le parole vanno a dormire. Quando il senso è la danza, le parole danzano. La lingua è ubriaca. Le parole stesse pendono, come la Torre di Pisa, pendono e sono effervescenti. Questo è quello che Joyce dice, di quello che Beckett dice, di quello che Joyce farà molto più tardi nella sua carriera di letterato onirico. Noi abbiamo una grande bibliografia di studi su Joyce e Dante, e questa bibliografia, forse il pezzo forte di questa bibliografia, è un libro scritto da un'italiana, una bravissima professoressa che insegna a Londra, credo che fosse di Pisa, non ricordo bene di dove, ma insomma, immagino Toscana, poi adesso sta a Londra, e molti anni fa, insomma 15 anni fa, 20 forse, ha scritto Joyce, Dante and the Poetics of Literary Relations, e questo libro ha fatto scuola, perché lei da italiana è riuscita a leggere Dante all'interno di Joyce in luoghi in cui altri studiosi, magari americani, inglesi, bravissimi, non riuscivano a vederlo, perché è chiaro che Dante per uno studioso italiano è molto più presente rispetto a come può esserlo per uno studioso straniero, e Joyce conosceva Dante praticamente a memoria, come Benigni, riusciva a fare delle cose con Dante che noi vedremo fra poco, non solo chiamarlo Dante Alligator, ma fare qualcosa di più. Lucia Boldrini ci spiega il rispetto con cui Dante viene sempre trattato da Pound e Joyce, Pound non quello di casa Pound, Pound il poeta, ed Eliot, scusate, può magari suggerire il fatto che una reale indipendenza non viene mai davvero raggiunta e che Dante resta sempre lo standard di eccellenza per loro, a cui i poeti moderni possono soltanto aspirare.
L'uso che fa di Dante Joyce, come di tutte le altre, scusate, altro refuso, altre sue fonti, non si ispira alla deferenza degli altri suoi due contemporanei. Cioè Joyce ammira Dante, ha un rispetto enorme per Dante, ma non è un rispetto deferente. Non dice io devo essere come Dante. Dice Dante è per me un'ispirazione. E non dice nemmeno io devo superare Dante, ovviamente. Dice Dante deve rivivere in quello che faccio io. È una cosa molto differente rispetto alla deferenza che, secondo Lucia, hanno questi due grandissimi poeti del Novecento. Ora però io vi vorrei, per entrare in questo labirinto che ci aspetta, che vi aspetta, per quelli di voi che riusciranno a non annoiarsi troppo durante questa lezione, ho bisogno di contestualizzare un po' quest'ultima opera di Joyce, quest'opera in cui la lingua scoppia, è ubriaca, diventa effervescente, parte da presupposti impossibili. E per farlo devo affidarmi a Ettore Settani. Ettore Settani era un intellettuale italiano importante, lavorava per tante riviste, tra cui la rivista Prospettive, che ospita nel 1940 la autotraduzione italiana fatta da Joyce di una parte importante del Finnegan's Wake. Quindi Finnegan's è un libro scritto in una lingua inventata. Lui lo traduce in un italiano inventato, Joyce. Come lo fa? Lo fa con un amico ebreo, Nino Frank. Il modo in cui ci raccontano questa storia qui è che Joyce spiegava a Nino tutte le cose che aveva infilato in questa lingua strana. Nino Frank rimandava indietro come un gioco di tennis una parola, come se fosse una pallina, e poi si rimbalzavano queste parole fino ad arrivare a un italiano inventato, che vi consiglio di leggere in una edizione meravigliosa curata da Umberto Eco e dalla Bosinelli nel 95, in una collana diretta da Valerio Magrelli. Questo testo si chiama Anna Livia Plurabella. Ma quando uscì nel 40 non uscì con il nome di Nino Frank. Nino Frank non lo misero. Perché? Perché era ebreo. E stavamo nel fascismo e non si poteva mettere il nome di un ebreo, per cui misero il nome di Settani, che lavorava alla rivista. Quindi per molti anni si pensò che Joyce aveva tradotto con Ettore Settani, in realtà aveva tradotto con Nino Frank. Settani aveva fatto un po' da editor, ma questo racconta Ettore Settani di come Joyce si avvicina alla nostra lingua, la lingua di Dante, per reinventare una nuova. Joyce sorrise, questo non è tradotto in italiano, sorrise, si avvicinò alla biblioteca, poi venne verso di me e mi indicò il gioco dantesco Papè Satan all'Ebbe, su cui ecco scritto un bel libro, un bel saggio che poi dà il titolo a un libro. Padre Dante, mi perdoni, ma io sono partito da questa tecnica della deformazione per raggiungere un'armonia che vince la nostra intelligenza, come la musica. Cioè vince la nostra intelligenza, come la musica. Vi siete fermato presso un fiume che scorre? Sareste capaci di dare valori musicali e note esatte a quel fluire che vi riempie gli orecchi e vi addormenta di felicità? Joyce scriverà questo libro e rivendicherà di aver scritto il libro finale della sua vita nella lingua di un fiume. Nella lingua di un fiume. Il fiume parla? Ha una lingua il fiume? Non ha una lingua, ma ci parla il fiume? Questa è la domanda fondamentale. Non parla il fiume, ma ci parla. E questo è quello che Joyce proverà a fare partendo dai giochi danteschi, dall'invenzione della lingua di Dante, grandissimo inventore di parole, non ce lo dimentichiamo mai. Andiamo un po' a vedere come si inventa la lingua. Allora, innanzitutto, nella slide precedente, scusate, torno indietro, vedete che si è scritto Finnegan's Wake con l'apostrofo, come se questo testo, Finnegan's Wake, fosse la veglia funebre di Finnegan. In realtà, il libro di Joyce, che per allora si chiamava ancora Work in Progress, quando uscirà sarà Finnegan's, senza la S, Wake, che sembrerebbe quasi una cosa sgrammaticale, non grammaticale, perché che vuol dire Finnegan's Wake? Una delle spiegazioni è questa qui, ve la dico al volo. Finnegan's è un cognome molto irlandese, come dire Rossi da noi, ma c'è anche l'eroe storico Finn McCool, cioè il grande eroe della mitologia irlandese. Quindi Finnegan's significa gli irlandesi, e Wake non è più la veglia funebre solo, ma è un imperativo. Finnegan's, Wake, Finnegan's, svegliatevi, datevi una svegliata, irlandesi, datevi una svegliata, sto scrivendo un libro nella lingua che ci hanno imposto, la lingua inglese, perché la lingua irlandese è stata debellata, e io prendo questa lingua qui e la reinvento e mi vendico in maniera molto divertente, non in maniera truce e cruenta,
mi vendico di questa oppressione, di averci imposto la loro lingua, io ne invento un'altra. E come se la inventa questa lingua? La inventa in modo assurdo, meschiando tante lingue, meschiandone quasi 60 all'inglese, 60 lingue, chiamiamole minori per stare un po' alla dicitura di Deleuze e Guattari, e minori, quindi non egemoniche, no? Che tra l'italiano, perché era una lingua egemonica, adesso non lo è più, ma è ovvio che lo era nei tempi di Shakespeare. Si parlava italiano a corte. Elisabetta, regina Elisabetta, parlava italiano con i suoi intellettuali di corte, tra cui probabilmente anche Bruno. Questo è il modo in cui Joyce scrive, mischiando un po' tutto. Father Dan Brown, qua ci sembrerebbe quasi Dan Brown l'autore, no? Dei famosi libri bestseller di oggi, tra cui uno che si chiama proprio Inferno, se non sbaglio. Tea and toast to the quintests of yarn spinners is Padre Don Bruno. Vi ricordate che abbiamo letto di Padre Dante? Abbiamo letto di Padre Dante perché Joyce chiamava Dante Padre Dante, va bene? Adesso in questo libro inventato sta chiamando Padre Bruno. Bruno era un monaco domenicano. Poi abbandona chiaramente l'abito, e Joyce lo sta unendo con questa parola padre a Dante, cioè con un discorso che fino a qualche slide fa poteva sembrare così strano, metti insieme Bruno e Dante, invece no, è che Joyce lo fa, Joyce lo sta facendo. Dan Brown, padre Dante, padre Don Bruno. Joyce gioca con i nomi, gioca con i nomi. Che vuol dire giocare con i nomi? Noi diamo per scontato che i giochi di parole siano giochi di parole, cioè le persone un po' più avvezze al saper creare un po' di giochi lo fanno così per divertirsi, ma non è così. Non è così, perché certe volte i giochi di parole ce lo dice Freud, ma non ce lo dice solo Freud, ce lo dice tutta una tradizione legata alla nominalistica, al nominalismo. Non voglio entrare in discorsi troppo fuorvianti, che i giochi di parole non sono giochi di parole. Cioè, quando il mio amico Sandro Bergonzoni scrive che noi per battere il sovranismo dobbiamo fare un salto in altro, il salto in altro non è un gioco di parole, è diventato un gioco di pensiero, va bene? Joyce non fa giochi di parole, non si interessa più alle parole, si interessa di andare oltre le parole. La citazione che io ho di fronte è questo What's in a Name, magari alcuni di voi lo riconoscono, altri no. Quelli che lo riconoscono, lo riconoscono perché è una frase di Shakespeare che sta all'interno del Romeo and Juliet, ovvero quella frase che noi molto spesso sentiamo dire in traduzione, perché è importante un nome? Capuleti, Montecchi, perché è importante? Invece non è perché è importante, è What's in a Name, che cosa c'è in un nome? What's in a name? È una frase molto più seria di quello che potrebbe sembrare. Nel grandissimo libro di Stern, il Tristram Shandy di Stern, il reverendo Stern, avvezzo anche lui a tante battute, a tante cose, dice sì, vabbè, i nomi sembrano nomi messi così, ma poi a volte sono importanti, perché il mio personaggio si chiama Tristram. E si chiama Tristram e poi la sua vita non è che sia così felice. E dice poi, ma facciamo finta che non siano importanti di nome, ma quante persone darebbero al proprio figlio il nome Giuda? Quante? Allora, sono importanti i nomi o non sono importanti? Forse sono un po' più importanti. Joyce dà un'importanza enorme ai nomi e nel Finnegan's scrive questa cosa meravigliosa, padre Aguilar. Voi direte, padre Aguilar, ci sono 150 padri Aguilar nella storia della teologia, vi dico, basta andare su Google e li troverete. Ma qui padre Aguilar, per via della parola padre, è il gioco dantesco, cioè lui sta mettendo insieme a Dante, il padre Alighieri, tante altre cose. Padre Alighieri era stato chiamato da Vittorio Alfieri nel 783, quindi padre Dante, padre Alighieri, diventa padre Aguilar. Questo libro di cui vi parlo è un libro che dalla prima pagina in poi è un libro che diventa basato sull'assioma che ognuno è qualcun altro. Sembrerà stupida questa cosa, ognuno è qualcun, come fa Enrico Terrinoni a essere il rappresentante degli studenti Luca Merico? No, solo i capelli lunghi ci, in qualche modo ci livellano, ma non sono io tu e tu non sei me, e potrei usare anche altri esempi. Invece Joyce punta tutto sul fatto che ognuno in questo libro è qualcun altro, ok? Quindi Bruno diventa Dante, Dante diventa padre Aguilar, poi chi ha un po' di voglia andrà a cercare, Alighieri diventa un alligatore. E questi sono i giochi, alcuni sono solo divertenti, altri sono più importanti. Come gioca col nome di Bruno, Giordano Bruno? Giordano Bruno è di Nola,
Nola sta vicino a Napoli, adesso Nola sta all'interno della Terra dei Fuochi. Pensate, la Terra dei Fuochi, Bruno viene dalla Terra dei Fuochi ed è morto qui vicino a Roma, da me, in un fuoco, in un rogo. Bruno viene chiamato in tanti modi, quindi uno di Nola è un nolano, Nolan. Se non fosse che Nolan in Irlanda è un altro cognome come Finnegan, è come dire anche qui bianchi, ok? Nolan e Finnegan potrebbero essere due amici, Nolan o Nolan, ci sono tantissime persone, tantissimi amici miei che si chiamano Nolan. Quindi Joyce già che fa? Prende Bruno, lo fa diventare un irlandese qualunque, no? Un everybody, un nessuno, un signor nessuno. Questo poi diventa anche Father Sam Brown, l'abbiamo visto, poi diventa padre Don Bruno, l'abbiamo visto. Diventa a un certo punto Nolan's Brumans, le brume nolane, anche se chiaramente la grammatica capite che gli aggettivi non hanno la S in inglese, ma Nolan's Brumans, queste brume, l'ombra, vi dicevo che l'ombra di Bruno è l'umanità, cioè noi viviamo all'interno di una prospettiva ombratile perché non vediamo i contorni dell'altro, non li capiamo bene. Non viviamo nella luce, la luce sta, la luce è la divinità, viviamo nell'ombra, un concetto neoplatonico, ma platonico anche, il mito della caverna. Arrivateci tranquillamente a queste possibilità, perché niente si esclude in un libro in cui il principio del terzo escluso non esiste più. Sapete il principio del terzo escluso? Eh? Tertium non datur. Joyce dice con grande forza, tertium datur. Un altro esempio di come viene chiamato Bruno è The Nayman of Noland. Ovvero l'uomo del no, della terra del no, non è solo della non terra, no land, è la terra del no, l'uomo che dice no, l'uomo che di fronte all'inquisitore che gli chiede di ritrattare dice no, io preferisco il fuoco. E poi abbiamo Brune in Brume, ritorna queste brune, brume, e poi c'è ancora Signor now no, ok? Il Signor ora no. Oppure il signor Brolano e tanti altri. Il nome di Bruno nel Finnegan's Wake, in questo libro inventato che, ora, che oggi trovate anche nella traduzione che abbiamo fatto io e Fabio Pedone, diventa tradotto quasi in 100, mi sembra 101 volte, non ricordo bene il tempo. Ma perché tradurre il nome di Bruno così tante volte? Questo è un gioco? Può essere un gioco? Secondo voi Nayman è un gioco di parole? Io dico di no. Ma con Dante aveva fatto già molto prima qualcosa di estremamente simile, anche forse più divertente. Per esempio c'è questo episodio di Ulisse il XII, l'episodio del Ciclope, in cui il personaggio Bloom, che è un uomo di origine ebraica, ungherese, quindi un extracomunitario che va a vivere in Irlanda con la famiglia, e il suo nome, che prima era Virag, significa fiore, diventa Bloom, che vuol dire fiore, quindi traduce persino il nome. Ok? Quest'uomo qui, in questo episodio, viene attaccato ferocemente da un sovranista dell'epoca, no? Da un nazionalista che gli dice, ma tu di dove sei? Tu, qual è la tua patria? E lui dice, l'Irlanda, io sono nato qui. Quindi immaginatevi, no? Oggi Bloom incontrerebbe Salvini, gli direbbe, io sono italiano perché sono nato qui. In questo episodio così strano, noi abbiamo tantissimi personaggi, tra cui Dante Alighieri, messo insieme ad altre persone, messo insieme al fabbro del villaggio, The Village Blacksmith, messo insieme a Captain Moonlight, che era un grandissimo ladro, a Captain Boycott, da cui nasce il nome boicottare, Dante Alighieri. Perché sta lì? Christopher Columbus, St. Forza, St. Brendan, è una lista medievale di quelle che trovate appunto negli scritti medievali, ma anche il nome della Rosa Diego, queste elencazioni infinite. Abbiamo Dante insieme a Boycott, sta lì e noi ci resta, leggiamo l'Ulisse, tutti questi nomi, è un pochino, cioè, ci lo dimentichiamo, ma poi andiamo invece nel Finnegan's, in quest'opera che rispetto all'Ulisse è il libro della notte, perché l'Ulisse era il libro del giorno, secondo Joyce, ma in realtà sono entrambi molto oscuri, e troviamo quel famoso Boycott, ok? Che avete visto prima, che prima si chiamava, vedete, Captain Boycott, adesso si chiama El Caplan Boycott. Boycott, mi compro un cappotto, Boycott, with the famous padres. E qui ritorna il padre, e vedete che Joyce sta, per un lettore insonne come quello che lui aveva immaginato, sta creando un gioco a distanza di anni, no? Come quello di Dante, dell'uovo e del sale, non so se ve lo ricordate, se non ve lo ricordate andate a vedere su internet, no? Dopo un anno Dante incontrò la stessa persona che chiese, ma come ti piace l'uovo? Gli disse, con il sale. Ma la domanda gliel'aveva fatto un anno prima. Joyce mette
una cosa nell'Ulisse che viene pubblicato nel 22 e in questo libro qui che esce nel 39 ha fatto un gioco di parole molto simile connettendo questi due personaggi. Guardate che succede a Bonifacio. Ma Bonifacio diventa Boniface. Boniface non è solo bruciare la faccia, ma è anche Bruno, ok? Bernie, bruciare, bruciare, Bonifacio, Boniface. Cos'è questo, un gioco di parole? Non lo so, probabilmente no, probabilmente cose di molto più importante. E poi comincia a giocare con Dante, perché a questo punto qui sarebbe davvero, da voi ragazzi, interrompe e dimmi cosa vedete in queste parole che lui sta creando. Non so se qualcuno di voi ha il coraggio di accendere un microfono e dirmi chi sono i primi due scrittori che abbiamo nella citazione numero uno. Beh, forse Shakespeare. Ok, Shakespeare. Sì, e pseudo Dante. Pseudo Dante sarà uno pseudo Dante, un pseudo Dante, ok? Allora pseudo in inglese si dice pseudo senza P. E Shakespeare, un pseudo Dante. Allora noi dobbiamo chiederci che vuol dire, perché è pseudo Dante. Noi siamo abituati a tanti pseudo nella storia. Ne so, lo pseudo Gioacchino, ovvero quando si mette la parola, quando si mette il prefisso pseudo, generalmente si intende opere che sono state attribuite a una persona in maniera falsa, per cui le profezie dello pseudo Gioacchino sono profezie attribuite a Gioacchino da Fiore, mai poi provate che fossero le sue, oppure che ne so, il pseudo di Dionigi l'Areopagita, per esempio, no? Perché lo pseudo Dante? Questo è interessante, magari i colleghi italianisti che vedranno questa lezione potranno spiegarmelo, che sarebbe bello che nelle prossime lezioni che faranno anche gli altri, vorrebbe essere un filo comune andare a vedere questo tipo di logica. La seconda, look at this passage about Galileotto. Ovviamente qui noi abbiamo Galileotto, quindi noi qui abbiamo il passaggio di Paolo e Francesca, ma che c'è oltre a quello, oltre a Paolo e Francesca? C'è pure il grande scienziato Galileo. E qual è la differenza fra Galileo e Bruno? Ovviamente che uno è stato bruciato e l'altro si è salvato, ma anche Galileo aveva detto, aveva spiegato come Bruno qualche anno prima che l'universo era infinito, che c'era, che la Terra non stava al centro, no? Ricordate? Però lui nel processo di fronte all'Inquisizione a un certo punto è costretto a ritrattare, quindi lui ritratta e si salva la vita, quindi non è più un signor now no, ma forse un signor now yes, ma non vuol dire, perché ovviamente nei suoi scritti quello che rimane è soprattutto la sua grande sfida, si salva la vita, ma questo non cambia nulla. Quindi Joyce li sta mettendo insieme adesso Dante, Bruno e Galileo in maniera molto molto così, che sembra appunto scherzosa, ma in realtà non è uno scherzo. E poi c'è questo andante umoroso, invece di andante amoroso, che è uno dei tempi che si possono dare a una composizione musicale, andante amoroso, lui ha andante, questo un è la negazione, perché un in inglese è negare, no? Unbelief, ricordate? Belief and unbelief. Quindi un non dante, umoroso che può essere gli umori, l'umorismo, la commedia. Perché però c'è il non Dante? Prima aveva avuto lo pseudo Dante, no? Vabbè, questo qui è quello dopo. Ditemi se lo riconoscete. Io lo leggo, Sick or whole, stiff or sober, let drop, cioè don't body drops. Che vi ricorda, voi studiosi di Dante? Qualcosa? È un po' più lontana questa, un po' più difficile. Questo qui è un po' un distanziamento sociale da coronavirus, si stanno poi distanziando i significanti, i significati. Non ricorda niente? Non vi dice forse? E caddi come mo corpo morto cade? Let drop as dumb body drops. E caddi come corpo morto cade? Inferno 5, 142 per esempio, sembrerà lontano, ma è la citazione è quella lì. Noi studiosi lo sappiamo perché Joyce aveva i taccuini, quindi utilizzava dei taccuini in cui scriveva le sue citazioni, poi dopo le cambiava, le modificava con un inglese un po' inventato, tantissime volte, ci tornava su tantissime volte e diventavano questa roba qui. Adesso sembra distante, ma questo qui è la riscrittura di Caddi come corpo morto cade. Quello dopo è ancora più interessante, più difficile da capire. If that is what L'amour that of gentle breast right isn't taken.
Che cos'è questo qui? Siamo tornati un po' al secondo, al numero due. Questo è ancora più difficile, che certo servirebbe davvero un po' di così, familiarità con Joyce, che a questo punto è diventato quasi pazzo quando scrive queste cose. Questo qui è amor che al cor gentil ratto s'apprende. Amor che al cor gentil ratto s'apprende. In inglese la traduzione di questo verso è love that so soon takes hold in the gentle breast. Takes hold in the gentle breast era la traduzione che Joyce aveva davanti, ok? Ratto s'apprende sta alla fine, cioè Joyce ha fatto tutto un miscuglio. Voi direte, ma che servono queste cose? Perché una persona non poteva citarlo direttamente? Per quel discorso che faceva prima Lucia Boldrini, non sono citazioni, non è deferenza, è creare qualcosa di diverso, che forse ha a che fare, ci arriviamo fra pochissimo, con i tanti sensi che si possono comprendere da uno stesso testo. E questa è una delle importanti scoperte dantesche nella famosa lettera a Can Grande, chissà se vero, non vero, se pseudo, non pseudo, ma comunque sappiamo che i quattro sensi danteschi potrebbero aver influenzato la voglia di Joyce di mettercene ancora di più di sensi. Questo qui, Don Tegan Harley sarebbe Dante Alighieri, ok? Don Tegan Harley, Dante Alighieri. In realtà qui sono tre personaggi, Dick, Tom e Harry, che sono tre dei personaggi di Finnegan's Wake, tre soldati, non si sa bene la storia loro. Comunque lui prende questi tre personaggi, Dick, Tom e Harry, e li traduce in Dante Alighieri. Poi ci sono tante altre citazioni all'interno. Il suo modo di dire Dante Alighieri, uno dei tantissimi modi di dire Dante Alighieri, è Don Tegan Harley. Quello sotto lo riconoscete, perché torna Shakespeare, torna Dante, ma quello in mezzo chi è? Dante, Gaudi and Shopkeeper. Chi è Gaudi, secondo voi? Tedesco? Sarà Goethe, forse? Qualcuno lo stava per dire, forse. Questi sono Dante, Goethe e Shakespeare, ma Goethe diventa gottoso, perché Gaudi è la gotta, quindi c'ha la gotta, e Shakespeare diventa uno shopkeeper, cioè un commerciante, uno che c'ha un negoziante, no? Un bottegaio. Sono cose un po' assurde. Poi Mastro Dante, ovviamente maestro Dante, ma qui Mastro Dante come aggettivo sembrerebbe quasi rimandare alla preistoria, no? Il mastrodonte, il Mastro Dante, qualcosa di questo tipo. E poi l'ultimissima, quella appunto in cui arriva questo Dante Alighieri come un alligatore con i denti, è il passaggio appunto che aveva citato di Papa Satan, "Skim over through hell with the papes by divine comic Dante Alighieri, the divine comic Dante Alighieri". Allora vi lascio questo gioco qui perché non dobbiamo andare oltre, cioè il problema è che in Joyce è vera questa spiegazione che ci viene data nell'Ulisse. Ciao amico. Nell'Ulisse di Joyce abbiamo una spiegazione strana che ve la leggo e ve la traduco al volo, ovvero "The mocker is never taken seriously when he's most serious". Che vuol dire? Colui che prende in giro non viene mai preso sul serio quando è più serio. Sembra un paradosso? Un paradosso che sta a significare che quando io sto prendendo in giro in realtà sono davvero serio. Ed è questo il motivo per cui non vengo preso sul serio. Per tornare al gioco di parole, che non è un gioco di parole ma che è un gioco di pensiero, cioè un gioco che deve andare oltre, che deve farci capire altro, va bene? Ricordatevela questa frase del salto in altro di Sandro Bergonzoni, perché è davvero importante. Adesso, l'ultimissima parte, 10 minuti, se avete tempo, prima di andare al pub, anzi, che pub? Non si va al pub oggi, si sta in casa, per le prossime settimane, a parte che sarebbero anche chiusi i pub. Prima di andare oltre e cercare di comprendere questo divine comic, ritorniamo a quel discorso dei sensi. Vi ricordate, no? Ve l'ho detto, che la lettera a Can Grande messa in dubbio da tantissimi studiosi, se la prima parte, la seconda parte di Dante, non di Dante, cose che non competono a me anglista, ma agli studiosi di Dante. Questo libro di Harry Levin è del 1941, ovvero pubblicato nell'anno di morte di Joyce.
cioè Joyce muore nel 41, il Finnegan's era uscito nel 39, il Finnegan's italiano, quella parte lì, nel 40, quindi Joyce consegna alla nostra lingua cultura l'ultima sua opera. Il testamento letterario di Joyce è un'opera italiana, ricordiamocelo questo, perché non è che lui ha vissuto solo per 10 anni tra Trieste principalmente e Roma, 7 mesi e 7 giorni, Trieste era austriaca, non è che era solo italiano perché scriveva italiano, perché col figlio Giorgio, non George, e la figlia Lucia, non Lucy, si scrivevano in italiano e si parlavano in italiano, ma anche perché lui ha consegnato alla nostra lingua cultura la sua ultima opera, la traduzione del ottavo capitolo del primo libro del Finnegan's Wake, Anna Livia Plurabene. Allora, quando esce di scena, Joyce muore, il primo libro che esce subito dopo la sua morte, per spiegare ai lettori, ai primi lettori di Joyce, qualcosa di questa opera assurda e complessa che solo oggi stiamo cominciando a capire un po', fa riferimento subito a Dante, cioè dice subito che Dante è in riferimento, quel divino comico Dante Alighieri spiegò, secondo lui, appunto, a Can Grande della Scala, che la sua opera poteva essere interpretata in 4 modi differenti, 4 livelli differenti. Questo ci può far capire qualcosa di più del Finnegan's Wake, ovvero di questo monomite, ok? Monolite, ma qui non è più un monolite, è un monomito. In inglese monolith diventa monomyth. Sarebbe difficile tradurlo in italiano e renderlo altrettanto bene. I 4 sensi, Dante, il sovrasenso, ovvero the sense above, in inglese viene chiamato the sense above, nel senso anagogico, viene tradotto così negli studi, diciamo, inglesi. E Joyce come lo rende questa cosa qui? Lui in 4-4-4-30, questo è il modo in cui si cita Finnegan, si cita come la Bibbia, praticamente per pagina e numero di riga. Forse l'unico libro al mondo non sacro in cui si parla proprio anche del versetto, no, per capirci. Lui scrive: I overstand you, you understand. Che sta dicendo? Understand vuol dire capire, va bene, ma capite bene che under vuol dire sotto e over vuol dire sopra. Quindi Joyce si sta chiedendo: ma perché capire significa understand? Stare sotto vuol dire capire. Per quale motivo? Io, se voglio capire, sto sopra, overstand, I overstand you, quindi il mio senso, la mia comprensione è il sense above, e non è quello che sta sotto, non è che io leggo un testo in base alla sua archeologia, cioè quello che viene prima, è interessante, ma io leggo un testo nel suo futuro, perché quello che mi dice oggi, quello che mi spiega oggi. Joyce con questa frasetta qui ci sta dicendo in maniera molto molto chiara quanto è importante comprendere che tutti i grandi testi del passato non sono importanti perché sono testi del passato, ma perché sono testi del futuro. Perché se io oggi mi rileggo l'Odissea, non la leggo per dire quanto era bravo Omero o chi per lui, la leggo perché mi deve dire a me persona, lettore, quanto è importante rivivere le peripezie di questo grande eroe del passato. Ok, overstand vuol dire andare oltre. Ci sono poi tutta una serie di cose sessuali che non vi sto a spiegare, ma insomma chiunque di voi si va a vedere la parola stand capirà cosa significa, anche in gergo un po' meno divino. Allora Joyce che fa? Prova a utilizzare più sensi. Nel Finnegan's c'è questa frase in 10:31, mi sembra di citare la Bibbia, si cita così, si dice in 10:31: if you can spot 50, cioè se tu ne puoi identificare 50, I spy 4 more, io spy vuol dire spia, quindi io ne spio 4 in più, non sono più i 4 sensi di Dante, sono 50 e ancora 4. Oppure un altro modo in cui ritrova questo gioco di parole dantesco è spell me, cioè fammi lo spelling, how every word will be bound over to carry 3 score and 10 top statistical readings, ovvero 3 score vuol dire 3 ventine, score vuol dire 20, cioè fammi capire come ogni parola sarà collegata al fatto di dover portare con sé 3 ventine più topsical, dentro ci sta tipsy che vuol dire ubriaco, quindi oltre a questi 60 sensi ce ne stanno pure altre letture ubriache, che sono poi topical, ovvero presenti, cioè cruciali, correnti di oggi. E sono anche il top, ovvero stanno sopra. Vedete che qui abbiamo top, type, tipsy, topical. Quanti ce ne abbiamo di sensi in questa top tipsical?
ce ne abbiamo tantissimi. Ora io finisco con un solo senso, una sola parola che vi farà capire come funziona questo calembour infinito che rimanda davvero all'infinitudine di cui parlava Bruno, perché Joyce capisce che l'insegnamento di Bruno è che viviamo in un mondo infinito, in un universo infinito in cui il centro e la periferia sono intercambiabili, quindi non esiste un centro e non esiste periferia per il semplice motivo che ogni centro è al contempo anche periferia, ogni banlieue è al contempo anche il centro di Parigi. Questo sta dicendo Bruno, lo diceva 420 anni fa, e Joyce proverà a dire che se l'universo è infinito, la lingua è infinita, il linguaggio è infinito, e io lo ricreo all'infinito. Mi è stato tolto il mio, mi è stata tolta la mia lingua, non posso parlare l'irlandese, inventerò una lingua infinita. Guardate questa parola, che vi dice secondo voi questa parola? At home. Che cos'è secondo voi at home? Oltre a essere at home, ovvero a casa, come tutti stiamo e come tutti dobbiamo rimanere per altre settimane, at home. Atomo, forse. Atomo, ok, potrebbe essere tante cose. Adesso andiamo a vedere qualcuna. Questa parola ricorre molto, ricorre in 4.3.4.3, 4.4.6.35, in tanti altri posti. Allora, andiamo a vedere un po' se ci sono dei sensi, va bene? Un po' dei sensi. Il quinto senso, lo chiamo io. Per esempio, atomo è anche un modo in cui tu chiama Adam, ovvero Adamo. Adamo, il primo uomo, che diventa atomo. Nel Finnegans, non in questa parola qui, questa parola nel Finnegans è utilizzata spesso, invece di dire Adam, lui scrive atom, oppure atomo. Ok? Questa parola che significa Adam ci fa pensare che Adam, se lo prendi staccato, diventa Adam, ovvero una donna. Una dama, Adam. Dam vuol dire anche diga in inglese. Ma qui, in un senso antico, dam vuol dire dame. Madam. Tant'è vero che nel Finnegans abbiamo damadam, per esempio, come parola inventata, oppure madamine, che sembra quasi milanese, le madamine. Torinese, scusatemi. In questo damadam c'è l'irlandese, c'è Amadan. Amadan in irlandese vuol dire sciocco, stupido, vuol dire babbeo. Quindi in questo atom, Adam, abbiamo la donna, la dama, la madama con tutti i sensi che può avere. Ci abbiamo il pazzo irlandese, ci abbiamo le madamine, ci abbiamo. Questi qui sono i modi in cui Joyce fa vivere le parole. Settimo, ottavo senso, Adam and Eve. Adamo ed Eva, nel Finnegans diventano atoms and ifs, atomi e se. Adamo ed Eva diventano atomi e se, ovvero abbiamo inserito il materialismo, Lucrezio, abbiamo inserito il materialismo, Darwin, dentro il Genesi. Cioè Adam e Eve non sono più Adamo ed Eva, ma sono atomi e possibilità. Ok? Il Kleinamen, andate a cercare queste cose. Noi abbiamo cambiato l'universo, cambiando delle lettere abbiamo cambiato l'universo. Questa è una cosa che negli scritti cabalistici a cui Joyce si interessava è spiegata molto bene. Si dice negli scritti cabalistici che se cambi una sola lettera dalla Torah cadrà l'universo, si modificherà l'universo. Noi stiamo modificando il mondo, perché se Adamo diventa un atomo, io ho modificato Genesi. Ma soprattutto se Adamo diventa at home, cioè a casa, ho cambiato il senso dell'inizio della storia secondo gli scritti sacri della tradizione giudaico-cristiana. Ovvero, che succede nella tradizione giudaico-cristiana? Che a un certo punto Adamo erra, sbaglia, fa un errore e Dio lo caccia dall'Eden e lo manda nel mondo, quindi lo caccia via da casa. Ma se questo andare nel mondo significa andare a casa, at home, Adamo si ritrova, l'uomo si ritrova a casa nel mondo, essendo stato cacciato. Cioè immaginiamoci la scena di Dio e Adamo che stanno lì a parlare e Dio dice: guarda Adamo, tu hai errato, quindi adesso erri, va bene? Vai a errare nel mondo, tu diventerai un errante perché hai errato, sei errante e lo sarai ancora. Sei stato perché hai sbagliato e sarai errante perché vagherai. Joyce lo porta a casa e dice: sì, grazie, mi hai cacciato dal mio paradiso terrestre, ma mi hai mandato a casa, nel senso buono e non nel senso che stiamo vivendo noi in questi giorni qui. E se Eva è un se, è una possibilità, vuol dire che siamo all'interno proprio di il principio femminile, significa il principio vitale, cioè non la fine, il fine,
non la fine delle cose, ma il fine, andare oltre, andare a cercare le possibilità. Joyce ha messo la donna al centro della sua scrittura, questo in anni molto, molto poco sospetti, cioè è stato il primo davvero a fare questa operazione. Vi lascio, ragazzi e ragazze, con una citazione del grande Giordano Bruno, il Nolano, che viene da un libro che è il libro che Joyce possedeva. Joyce aveva letto Bruno in tante salse, aveva letto quasi tutto di Bruno, però questo è l'unico libro che lui ha dentro la sua biblioteca a Trieste e che se lo porta via ogni volta che cambia casa, degli Eroici Furori di Giordano Bruno. Ve lo leggiamo e vi lascio con questa cosa, perché gli scrittori, gli intellettuali, Dante, Joyce, Bruno, Beck, scrivono sempre contro il potere, scrivono sempre contro l'obbedienza, non per disobbedire perché piace disobbedire, ma perché il potere è qualcosa che si incrosta e bisogna andare contro il potere. Gli scrittori, i grandi scrittori, sono scrittori che dicono non serviam, io non servirò. Vi leggo questa frase e poi ci lasciamo, magari se avete qualche domanda. Mai la pedanteria è stata più in esaltazione per governare il mondo, e io dico il mondo, dico anche i paesi, l'Europa, i paesi che viviamo, dico anche le università, che a tempi nostri. Però a questo tempo massime denno essi svegliati, gli ben nati spiriti armati dalla verità ed illustrati dalla divina intelligenza, di prender l'armi contro la fosca ignoranza. Questo è una cosa che dentro l'Amleto diventa to take arms against the sea of trouble. E Bruno scrive queste parole nell'84, Shakespeare le scriverà a Londra, e Shakespeare le scriverà a Londra nel 1600, quasi una traduzione da Bruno. A costoro conviene davvero ogni altra impresa grevile e vana. Non devono in cose leggeri e vane spendere il tempo, la cui velocità è infinita, essendo che sì mirabilmente precipitoso scorra il presente e con la medesima prestezza s'accoste il futuro. Io vi lascerei con queste parole del grande Nolano.